di questa live per streaming, che allo stesso tempo è una live su Twitch, però video che poi caricherò anche su YouTube. E prossimamente spero che state bene, che sia tutto a posto. Ora, cosa molto molto importante, direi, sono, diciamo, sistemato rispetto all'ultimo video di Minecraft Vanilla, ho finito di sistemare da casa e direi ho finito di spianare di qua e direi subitissimamente di cominciare anche con la seconda di casa, secondo edificio per così dire, perché ho, diciamo, deciso che per qualche video dedicarmi un po' all'estetica barra utility in generale. Allora, per prima cosa, appunto, devo sistemare qui, cioè devo cominciare a raccogliere parecchia, ma parecchia legna, anche perché come obiettivo ho quello di spianare parecchio, quindi spianando tutta questa zona qui e devo necessariamente raccogliere quanti più alberi possibile. Poi, certo, di qua li verrò a ripiazzare tranquillamente. Ho una volta spianato, così rimane esteticamente comunque anche abbastanza bella come situazione, diciamo. Vediamo in quanto tempo riesco a finire, diciamo, almeno uno stack, due stack di legno devo formare necessariamente, anche perché ho come obiettivo quello di ingrandire di parecchio la zona edifici che qua, perché non solo con casette, ma più che altro perché quando sto giù, diciamo, dedicato alle farm di animali o farm normale di cibo, quindi tra grano, barbabietola, zucchero, carote, eccetera, che devo ancora finire di fare. E se mi serve comunque un qualunque materiale, devo salire verso l'alto, quindi di fare un mini magazzino anche di sotto. Sono sempre parecchi viaggi, quindi non cosa che non conviene in generale. Diciamo che l'utilità di fare alcune cose di sotto, alcuni mini edifici con un minimo di magazzino interno, non è male come soluzione. Direi di venire a raccogliere giusto questi materiali. Più che altro i sapling servono, e la maggior parte li ho utilizzati e li utilizzerò per quanto riguarda la produzione di bone meal. Quindi sicuramente arriverò a 4, una cesta ed infine una fornace, quindi giusto le cose principali. Ora, a quanto pare non ho sabbia. Non appena avrò la possibilità, ma voglio, diciamo, sistemare un paio di cose abbastanza generale, più che altro per quanto riguarda diciamo, i trasporti, perché comunque fare diciamo, degli spostamenti da su a giù non sarebbe male farli come si deve. Quindi pensavo di sfruttare alcune rotaie. Sicuramente dovrò fare ora, quindi con le nostre amate scale, direi di chiudere tranquillamente. Devo fare giusto un paio di slab che serviranno per quanto riguarda l'ultimo blocchetto del tetto. Questa di casa la voglio fare differente rispetto all'altra, per il semplice motivo che magari esce un qualcosa di diverso, non solo dal punto di vista estetico, ma cioè esterno, ma anche interno. Un paio di blocchetti qua e là, sempre utili, graditi. Ed infine lo slab finale. Direi, per migliorare sempre dal punto di vista estetico, perché così rimane un po' spoglio, di fare diciamo, di farlo largo di uno il blocco. Ok, per quanto riguarda questa seconda casa dovremmo praticamente aver finito. Vediamo se il vetro e anche i brick. A proposito di brick, posso fare le cose? Dico io sì, i muri. Diciamo che voglio anche fare un percorso magari abbastanza carino da vedere esteticamente. Ok, secondo blocco anche di qua e terzo blocco così. In questo modo si allarga, si fa
ci si allarga un po' e dovremmo essere abbastanza a posto. Ora sicuramente serviranno un paio di pressure plate e una porta. Ok, perfetto, quindi diciamo blocchi che ho fatto dovrebbero essere giusti. Vado con la porta, ok, perfetto, che si apre tranquillamente e vado a piazzare vari blocchi, quindi vari pezzi di vetro, e dovremmo essere a posto anche per quanto riguarda la seconda di casa. Ora volevo prendere questi muri di bricca che sono veramente veramente pochi. Forse riesco a completarne giusto giusto uno di lato. E non credo. Allora, quindi raccogliere quanto più clay possibile per quanto riguarda diciamo, per farmare quanto più bricks che posso, perché diciamo, diciamo, per fare quel tipo di farming, cioè di case o di muretti, anche semplicemente di muretti, ne serve veramente veramente tanta. Poi in futuro sarà necessario in qualche modo trovare e rimediare anche il quanto riguarda gravel, quanto riguarda la gravel o coarse dirt, quindi gravel parecchia terra. E perché sarà pensavo di sistemare i percorsi, diciamo, nel miglior modo possibile, e per farlo fatto bene, diciamo, per rendere la cosa quanto più rustica possibile, sarà necessario per quello. Ora, quanta clay ho? Poca, veramente veramente poca. Vediamo, diciamo, intanto vado a riempirmi l'inventario e vediamo quanta ne riesco a farmare. Oh, ma lì non l'avevo raccolto tutta. Ok, qui ce ne stanno altre. Poi devo fare visita alla super mega farma e andare semplicemente alla ricerca di carbone all'interno delle extreme hills, perché i chiamati strumenti stanno per andare. Allora, direi che per questa live è tutto. Spero che vi sia piaciuta. Se così è stato, mi raccomando di iscrivervi sia al canale di Twitch che a quello di YouTube, e mi raccomando di lasciare un commento, un consiglio o qualche richiesta, e io cercherò di accontentarvi il quanto più possibile. E se questo video barra live vi è piaciuto, mi raccomando di lasciare un mi piace e di seguirmi su Instagram, Facebook, Twitter e ovunque voi vogliate. Vi saluto e ciao a tutti voi!